incredibile. E quindi cosa sta succedendo? C'è Sandra Sanchez che apre le mani e non riesce a capire, dice, e quindi cosa succede? Vince Kyuchi Mizu, perché avete visto il punteggio era 27. Aiuto. Attenzione, viene messa come vincitrice Kyuchi Mizu, che tra l'altro si lascia andare alle emozioni. Adesso cerchiamo un attimino di capire. Il punteggio è in parità per entrambe, quindi 27.68 e 27.68 anche per Kyuchi Mizu, insomma per entrambe. Stiamo guardando un attimino i coefficienti e anche il valore tecnico e atletico dati, ma il punteggio ad esempio tecnico è 19.46 per entrambe e il punteggio atletico è 8.22 per entrambe. Quindi cosa succede in questo caso? Vedete che si stanno riscaldando un'altra volta. Adesso la vittoria è stata data a Kyuchi Mizu, ma ripeto, dal punto di vista grafico, perché è uscito il winner in blu e i pari sono andati su Kyuchi Mizu. Ma le atlete sono rimaste qua, perché? Perché c'è da fare uno spareggio. Sapete, qui vi dico, ad esempio, siccome io seguo anche il judo, nel judo adesso è stata messa da ormai un anno e mezzo, forse addirittura 2 anni, però insomma siamo nello stretto, quindi vi dico uno per non sbagliare, questa regola dove è possibile ad esempio che in finale perdano, perché loro, sapete, hanno anche la somma delle campioni come noi, possono perdere tutti e 2 i finalisti e quindi 2 medaglie d'argento. Questo comporta, ovviamente dovrebbe comportare anche l'opposto, ovvero le 2 medaglie d'oro in caso di parità. Noi come regolamento abbiamo invece uno spareggio da effettuare, quindi stanno facendo passare qualche secondo in cui le 2 atlete si passano mentalmente il prossimo kata, che ovviamente dovrà, immagino, essere diverso da quello scelto in precedenza, e ci sarà questo spareggio. Ragazzi, comunque è la prima volta, credo, nella storia delle Premier League. Ovviamente fino a un anno fa era impossibile, perché si andava per decisione arbitrale, ma per antei, quindi per alzata di bandierine, e quindi ovviamente essendoci 5 arbitri era quasi, anzi praticamente impossibile un pareggio. Questo invece, insomma, è da tenere in conto per quanto riguarda il punteggio adesso del nuovo regolamento. Vi ricordo, ci sono 7 arbitri schierati davanti alle 2 atlete, davanti all'atleta quando poi sale sul tatami centrale per affrontare la propria prova. Vengono dati 7 voti, 7 dal punto di vista atletico, 7 dal punto di vista tecnico. Poi questi voti vengono sommati per un coefficiente di 0,7 per la parte tecnica e un 0,3 per la parte atletica, avendo eliminati 2 più alti e 2 più bassi, insomma il punteggio che poi rimane viene sommato per dare il punteggio finale. Questo è il sunto di come avvengono i giudizi arbitrali, ma ecco, questa è una prima assoluta per quanto riguarda uno spareggio in finale, perché poi durante le fasi eliminatorie già succede, è già successo molto, molto spesso. Questo però mi fa piacere perché, insomma, questa finale è una finale che ormai tutti si aspettano, sono davvero la numero uno contro la numero due, si ritrova la spagnola, che ormai, come dicevo prima, sembra praticamente imbattibile, ma forse anche un po' grazie agli arbitri, c'è da dire, che la stanno rendendo sempre più un qualcosa di irraggiungibile, quando effettivamente è umana anche lei e anche lei può essere battuta. Questo lo ricorda sempre anche la nostra Viviana Bottaro, che ricordiamo ha già conquistato il bronzo nella fase delle finali, appunto per il terzo posto. E dall'altra parte c'è Kyuchi Mizu, una ex numero uno che adesso si trova a dover rincorrere Sandra Sanchez, però in casa con un'esecuzione come quella di prima, insomma, poteva vincere, ma gli arbitri hanno davvero deciso di dimostrare che entrambe si trovavano sullo stesso livello e che avevano bisogno di dover fare uno spareggio in più.
La cosa assurda è che asciugato il sudore, Sandra Sanchez sembra fresca come se fosse il primo Qatar. Questa cosa è incredibile. E beh, devo dire che faranno Qatar praticamente tutto il giorno da quando si svegliano fino alla fine, quindi sono abituate a fare più e più prove. Intanto si è messo su fare il 6 per questo spareggio. Super Ipei, un Qatar anche questo dello stile uscito, in confronto a quello portato precedentemente da Sandra Sanchez per la prima prova, poi doveva essere in teoria l'unica di questa finale. Ecco, la differenza è che questo è già di per sé proprio un Qatar che prevede una grande eleganza nella sua esecuzione. Ecco che infatti ad esempio vedete un attimino anche la potenza classica di Sandro Sanchez che si diminuisce in questo Qatar per prediligere la parte un po' più tecnica ed elegante. Bellissimo questo giro, ragazzi, mamma mia, questa è la parte acrobatica del Qatar, un giro 360 gradi sul Mika Sukigiri, seguito subito dopo da un Michael Vigieri, cioè un Vigieri in volo, eseguito magistralmente da Sandra Sanchez. Dovessi fare io un giro su me stessa con questo equilibrio, credo che mancano i miei sogni proprio. Beh, comunque ottima anche la scelta di dare dimostrazione della sua, delle sue capacità. Prima ha dato tutto per tutto, sfruttando insomma le sue caratteristiche principali, e in questo caso invece sta dimostrando di saper essere comunque anche elegante, molto esplosiva e tecnica. Beh, arrivati a questo punto comunque stiamo parlando di super atleti che sono preparatissimi ai 360 gradi. Loro due così con la nostra Liliana Bottaro, che l'ha dimostrato ancora una volta questa notte e questa mattina là a Tokyo, vincendo la medaglia di bronzo. Questo passaggio è bellissimo.
anche qui li devo scherzando, facendo il parallelismo con Sandra Sanchez, se avessi dovuto fare io sta roba mi usciva l'anca. Se avete visto l'apertura, la chiusura dell'anca, la posizione del calcio, veramente ottimo. Tra l'altro nel frattempo vedo che in molti vi siete svegliati, quindi buongiorno per seguire queste finali. E tra tutti quelli collegati allora vi chiedo subito una challenge. Se qualcuno sa il nome di questo catalogo che nemmeno si in grafica, ce lo faccio sapere, perché insomma è un catà particolare che sicuramente non personalmente almeno io non conosco. Poi almeno gli addetti dei lavori lo sanno che ci sono mille e mille catà possibili. Vabbè, in lista saranno tipo un centinaio, ed ecco, insomma, i giapponesi poi sono classici nel portare kata sconosciuti. Li ringraziamo, grazie. Comunque un'esecuzione bellissima, non conoscendo appunto il kata di Kishimizu non posso sapere di preciso un po' le caratteristiche, però io sono certa che insomma lei lo sapeva da inizio alla fine, e di nuovo confermano. Anche se appunto prima era fake, perché era proprio un pareggio, però viene confermata dalla grafica la vittoria. Vedete anche questa novità bellissima dove esce il colore della vincitrice, in questo caso della blu, e quindi di Kishimizu, che va a vincere questa medaglia d'oro in casa. Vedete un po', sapete, io pensavo che magari questa parte emozionale l'avrebbe un attimino giocato in questo spareggio, perché quando il faro prima, nella prima prova, l'ha appunto abbagliata, insomma si è un po' lasciata andare, perché era davvero convinta di aver vinto, forse nemmeno aveva volato i punteggi, e quindi in quel momento quasi sono uscite anche le lacrime, l'emozione di essere riuscita finalmente a recuperare di nuovo la sua acerrima nemica, Sandra Sanchez, e farlo in casa. Una storia immensa. Invece vedete i professionisti quanto davvero sono bravi, cioè riuscite a contenere le emozioni, a risalire sul tatami, a dimostrare comunque di esserci di nuovo pronta, di non essere stata scalpita da nulla e andare a prendersi ufficialmente questa medaglia d'oro.